Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi stavano riuniti nello stesso luogo. Improvviso vi fu dal cielo un rumore come all'irrompere di un vento impetuoso che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Apparvero ad essi delle lingue come di fuoco che si dividevano e che andavano a posarsi su ciascuno di essi. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Genesi. Or tutta la terra era un labbro solo e uguali imprese. E avvenne nel loro vagare dalla parte di Oriente che gli uomini trovarono una pianura nel paese di Sennar, vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro: orsù, facciamoci dei mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro invece della pietra e il bitume invece della malta. Poi essi dissero: orsù, costruiamo a nostro vantaggio una città con una torre la cui cima sia nei cieli e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla superficie di tutta la terra. Ma il Signore discese per vedere la città con la torre che stavano costruendo i figli dell'uomo. E il Signore disse: ecco che essi sono un sol popolo e un labbro solo è per tutti loro. Questo è il loro inizio nelle imprese. Ormai tutto ciò che hanno meditato di fare non sarà loro impossibile. Orsù, discendiamo e confondiamo laggiù il loro labbro di guisa che essi non comprendano più il labbro l'uno dell'altro. Il Signore li disperse di là sulla superficie di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo il suo nome fu detto Babele, perché colà il Signore mescolò il labbro di tutta la terra e di là il Signore li disperse sulla superficie di tutta la terra.